Molto è stato detto, devo dire, questa mattina e mi fa molto piacere perché quello che abbiamo fatto anche noi è raccontare un po' una storia e divertirsi assieme agli utenti parlando attraverso diversi canali. E gli esempi che vi voglio portare è uno storytelling che abbiamo fatto coinvolgendo gli utenti in modo giocoso. La gamification è nata tantissimi anni fa in realtà e ha coinvolto gli utenti prima in modo molto ludico e poi almeno per le aziende in modo molto integrato, nel senso che non era più soltanto un gioco, ma un modo per coinvolgere intimamente l'utente in quello che è la propria esperienza nelle piattaforme o nelle aziende, nelle attività che svolgono le aziende o nel prodotto. E quindi vi ho portato un po' di esempi di quello che sta succedendo adesso su Subito. Questo è un post che mi fa molto piacere che nessuno stia ridendo in sala, visto che io sono interista. È un post che abbiamo fatto coinvolgendo Inter, visto la uscita dell'allenatore, proponendogli di mettere un annuncio su Subito per avere la panchina a disposizione, trovare un allenatore. È un modo divertente che ha scatenato le ire di alcuni, le gioie di qualcun altro, soprattutto degli juventini ovviamente, e però li ha coinvolti in modo intimo e ha coinvolto anche un pubblico che stava fuori di quello che è la piattaforma. Ma avete ricevuto delle proposte? Abbiamo ricevuto delle proposte, ma le abbiamo direttamente girate. È una panchina che scotta. È una panchina che scotta, infatti non sapevamo metterla bene in quale categoria metterla in certi Immagino. momenti. E li abbiamo coinvolti talmente tanto che appunto siamo finiti addirittura sulla stampa, cioè i quotidiani nazionali di sport hanno voluto proporre la panchina anche sui loro quotidiani. Però si diceva questa mattina che il coinvolgimento degli utenti deve essere un coinvolgimento, o dei propri consumatori deve essere un coinvolgimento serio, cioè si gioca ma è serio, perché i numeri ce lo dicono. Oggi abbiamo 1 milione di utenti unici ogni giorno che visitano Subito. Con 6 milioni di annunci in 37 differenti categorie, cioè praticamente al di fuori del cibo, degli alimentari, noi comprendiamo tutte le categorie merceologiche, quindi non possiamo prenderci gioco dei nostri utenti che invece devono vivere un'esperienza positiva e costruttiva, soprattutto in alcune categorie, quelle categorie che per noi sono molto importanti, come quella della categoria motori che abbiamo rinnovato quest'anno e che pesa il 30% di tutti quegli annunci. E quindi per giocare con loro abbiamo pensato di lanciare la categoria motori in modo ufficiale e in modo anche un po' meno ufficiale con dei video e coinvolgere diversi target ovviamente di utenti in modo differente, la famiglia con le spas, gli optional, la comodità e via dicendo, sempre divertendoci, il Defender, il Jeep, il target maschile e anche una fetta invece di utenti che sono un po' più amanti della macchina un po' simbolica italiana che è la 500, ma non è la 500 in realtà, è la Panda, perché la Panda è quella più venduta, che è rimasta più nel tempo. E quindi abbiamo preso un esempio di una vecchia Panda e l'abbiamo coinvolta in questo modo. Adesso partirà l'audio. Non è detto una tavola rotonda sul gioco. Eh sì, importante l'audio, se lo fanno ripartire così lo sentiamo. In caso di problemi tecnici, hai un minuto di bonus. A un minuto di Abbiamo bonus, pensato anche a allora quello, sono sì. contento. Solo se è imputabile all'organizzazione, però. Dobbiamo Ok. fare un veloce arbitrato, ma insomma, Facciamo se abbiamo un'Unione subito. Nazionale Consumatori, direi che ci aiuterà. Ci riprovo. Si sente da lontano. Adesso fate la telecronaca Sembrava in il fruscio del diretta. bambù. Sì. Questa panda usata non è tua. Questa panda è cattiva. Andiamo e non c'è due senza tre. Il panda, un animale tenero. Guardatelo, che occhione. Non è bellino? Fru fru fru, bi 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 bi. Chi è il panda più bellino? Eh? Io non lo so. So che invece questa panda usata non è tenera. Questa panda è cattiva. 1990, Panda from Hell. Un motore violento, un bagagliaio pieno di rabbia, un paraurti da paura. Infatti si chiama Paura Urti. Questa panda usata, così cattiva che affronta collinette, pianure e collinette. Così cattiva che i sedili reclinabili si piegano di malavoglia. Che nel retrovisore vedi solo l'invidia negli occhi dei tuoi nemici. Così cattiva che l'unico optional è la cattiveria. Perciò questa panda è meglio di quel panda.
Prendila se hai coraggio. Prendila ora, subito, su subito. Quella panda, meglio di quel panda, hai corso un rischio con le associazioni animaliste non indifferenti, però... Tra l'altro stiamo collaborando adesso per un progetto proprio con WWF, quindi figurati quando ho dovuto spiegarglielo, è stato abbastanza complesso, devo dire. E quindi, anzi, approfitto dell'occasione per dirvi che c'è questo progetto con WWF, se volete comprare dei beni che sono stati dati in lascito, sono stati inseriti in subito con un negozio dedicato al WWF e il ricavato andrà proprio a favore della natura. Quindi abbiamo approfittato anche di questa collaborazione. Tanto per passare dal gioco alla realtà, la realtà è seria, perché la second hand economy, quindi l'economia dell'usato, vale 18 miliardi di euro in Italia. Questa è una ricerca che abbiamo fatto assieme ad Oxa per quantificare la realtà delle cose. E di tutta questa second hand economy, ben il 38%, quindi quasi 7 miliardi, è gestito online. Ma ricordiamoci sempre che questo non è è un'economia, ma è un'economia smart, un'economia giocosa, perché quello che cambia nelle nuove generazioni e cambia anche nella modalità di compravendita dell'usato è quello che si può giocare, cioè si può fare una gamification del bene, venderlo, vendere la propria materia per comprare della materia nuova o usata, quindi un altro bene nuovo, appunto, usato. E infatti tre italiani su cinque ci dicono che è un modo intelligente di fare economia, non è cheap, è smart. E non solo, abbiamo fatto anche una considerazione di quanto si potrebbe guadagnare comprando e vendendo dei beni usati. Beh, più o meno in casa ognuno di noi ha almeno 1000 euro di beni non utilizzati che potrebbe vendere, perché tanto non li usa, e guadagnarci qualche cosa, per, indifferente ma fare che cosa, non è che deve ritornare per forza di cose su subito. E si parla tanto di big data, e quindi abbiamo cercato anche di capire se oltre ai big data ci sono anche degli small data, cioè qualche piccolo insight, qualche piccolo dettaglio che ci facesse capire quanto è importante l'impatto che la second hand economy ha anche per un utente che compra e vende, e quindi fa del bene alla società. Lo fai come? Lo fa perché comprare e vendere in questo modo smart vuol dire allungare il ciclo di vita del prodotto e quindi, allungandolo, ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente. E in Italia nel 2015 gli utenti che hanno comprato e venduto dei beni su subito hanno risparmiato ben 3,4 milioni di tonnellate di CO2, cioè Roma senza traffico per 10 mesi, che non è proprio tanto poco. E andando avanti nella nostra storia abbiamo detto non ci basta soltanto raccontare le auto, ci sono altre categorie che sono molto importanti come quella dell'elettronica e, come diceva Marco Bardazzi questa mattina, la comunicazione deve essere sempre integrata. Quindi abbiamo fatto degli spot pubblicitari che avete visto in televisione in cui si parlava di smartphone, grazie anche a voi, e si parlava di smartphone, ma dovevamo parlarne anche in rete e non potevamo utilizzare un messaggio pubblicitario tradizionale. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere delle star di YouTube che si chiamano Zootropio, per fare questo video. Sì, chi è? Sì, salve, c'è smartphone? Come, scusi? Cercavo smartphone. Ma lei chi è? Dov'è che stai andando tu? Campeggio? Tra una settimana esce il telefono di cui ti parlavo. Vado a mettermi in coda, no? Bello. Ci vediamo tra una settimana. Sono 600 euro. Stai scherzando? No. Guarda, quello che posso fare è che ci facciamo uno Snapchat adesso, così faccio vedere il telefono nuovo, e poi ti faccio l'unboxing sul canale. Così? Non mi hai riconosciuto? Jumpytech, la website della tecnologia? Jumpytech. Uno dei canali YouTube più influenti d'Italia. Sì, però senti, se non hai soldi non te lo posso dare, scusami, se non hai soldi non te lo posso dare. Una cover almeno. No. Una. La tua cintura. Beh, la fotocamera mi sembra fantastica. Le chiamate invece? Avrei bisogno di un telefono nuovo. Questo modello qui è appena arrivato. Fotocamera migliorata, auricolari wireless e un nuovo microfono eccezionale. Le chiamate sono perfette. Me lo può smontare, per favore? No, non
si può. Ragazzo, ho sentito che nelle fabbriche mettono i chip nella scocca per ascoltare tutto quello che noi diciamo. Propormi qualcosa di più vecchio, non so, per esempio uno sportellino. No, mi dispiace. Ehi, lo so che mi ascoltate, eh? Lo so perfettamente, non mi avrete mai, mi avete sentito, non mi avrete mai. Ci sono 7 in realtà stereotipi di questo video, quindi però se volete potete andare a YouTube. Ti stavo pensando. Esatto, per faccio, potete continuare a vederli su, tranquillamente sul canale di YouTube. Chiudo dicendovi che logicamente bisogna guardare anche al futuro, e per noi il futuro era molto legato al passato. Il passato erano gli oggetti al centro di tutte le cose. Dagli oggetti in realtà abbiamo capito che è l'utente quello che è al centro di tutto. Lo era già prima, ma lo sarà ancora di più, e sarà al centro l'utente con i suoi oggetti. Quindi il futuro di un classified media come il nostro, quindi di un sito di annunci classificati, sarà invece il futuro di un social classified network, cioè un social network di annunci dove l'utente è fondamentale assieme agli oggetti che compra e che vende, e che quindi deve essere rispettato e seguito per qual è.